Ciao Michele, ciao ragazzi, bentornati su Cost to Cost. Oggi siamo qui appunto insieme a Michele e parleremo di suo nonno, Tullio aiutami a pronunciare il cognome esattamente. Rocklitzer. Okay. Sembra difficile, ma è abbastanza facile. In realtà facile è facile. Allora, di tuo nonno sappiamo che è nato a Zara nel 1926. Sì. E come è iniziato ad approcciarsi al mondo del basket? E cosa ti ha raccontato, come è iniziato ad appassionarsi a questo sport, insomma? Ma lui ha iniziato giocando per divertimento da bambino, perché aveva un campetto vicino a casa, e quindi è nata come la passione che nasce a chiunque inizia a praticare uno sport giusto per divertimento. Poi con gli anni ha iniziato a inserirsi proprio nella squadra di Zara, la sua città, e da lì è iniziato, insomma, la scalata della carriera che poi ha fatto. Lui ha sempre raccontato, abbiamo anche tanti filmati e tante foto di tutta la sua carriera, ma anche di tanti anni passati via Zara, e lui ha sempre raccontato di come gli piacesse così tanto giocare che aveva quasi una voglia infinita, non avrebbe mai voluto smettere, e avendo poi anche il campetto vicino a casa era un continuo giocare. E ha iniziato la sua carriera proprio a Zara e giocando da categorie giovanili fino ad arrivare poi alla prima squadra, e da lì poi è riuscito a giocare anche per la nazionale jugoslava. E faccio una parentesi, lui è uno dei pochi giocatori al mondo ad aver giocato per due nazionali, quella jugoslava e poi alla fine della carriera, quando è arrivato in Italia, ha giocato anche per quella italiana. E lui ha giocato per tanti anni in Jugoslavia, ha giocato a Zara, e poi a causa purtroppo della guerra e di una situazione insomma non particolarmente felice, ha deciso di, per il basket, è riuscito a trasferirsi, è andato a giocare in Russia e poi è ritornato a giocare a Belgrado, dove ha continuato la sua carriera ai massimi livelli. Comunque ancora oggi sono squadre che a livello europeo competono per il titolo più importante. Okay. Dopodiché, grazie a una partita della Jugoslavia proprio contro l'Italia, che fu caratterizzata anche da un canestro da centrocampo, alla fine della partita il presidente della nazionale italiana andò da lui e disse: io voglio che tu vieni a giocare in Italia, ti propongo non solo di diventare a poter giocare con la nazionale italiana, ma ti propongo anche una squadra che può comunque competere ai massimi livelli. E lui quindi accettò e venne a giocare in Italia. Poi venne subito a Pavia a giocare, che all'epoca e ancora oggi è ancora una delle città più importanti a livello di basket italiano, e poi alla fine conobbe mia nonna, quindi si sposò e visse qui fino a quando poi morì. Lui ha trasmesso questa passione a tutti, non solo ai figli, infatti tutta la famiglia, tutti e quattro figli hanno sempre giocato a basket, ma anche a tanti amici e tanti altri conoscenti che poi lasciò anche da Zara, che poi vennero in Italia. In particolare c'è un episodio molto importante dove lui, dopo una partita, incontrò insomma un signore che poi divenne uno dei suoi amici più importanti, e creò poi una società che ancora oggi esiste, che si chiama Basket Bridge Pavia, esattamente nel quartiere vicino a casa sua. E fu chiamata Basket Bridge proprio perché il quartiere si chiama Ponte di Pietra, e quindi insomma un ricordo al quartiere insomma dove è nata la società. E questa passione appunto fu data a tutti i figli, in particolare a mio padre, che fu il colui che continuò insomma questa carriera cestistica. E mio padre ha sempre giocato qua a Pavia fino alla Serie B, sempre giovanili, per poi giocare anche in Serie B qua a Pavia, e dopo si diede all'allenatore come allenatore, e fece
più di 10 anni in Serie A qua a Pavia, arrivando nel 2008, se non sbaglio, seconda a livello nazionale per poter passare in A1, e poi continuò ad allenare le giovanili, dove vinse 3 titoli italiani. E la cosa che mi ha sempre colpito di mio nonno è che ho rivisto soprattutto mio padre, visto che anch'io gioco a basket come loro, era questa voglia di allenare il proprio figlio, ma non per diventare un campione o dire io sono più forte di qualcun altro, ma proprio per questa passione e questo per amore per il gioco. E chiaramente, ovviamente, in entrambi i casi, avendo sempre qualcuno che aveva fatto una carriera, che aveva sicuramente un'esperienza maggiore, che poteva dare delle dritte per poi indirizzare e dare, insomma, dei consigli per la carriera, insomma, nel basket. Certo. Tu sei mai stato a Zara con tuo nonno? No, purtroppo non sono mai, anzi io non sono mai stato a Zara, purtroppo è uno dei viaggi che stiamo organizzando in famiglia perché vogliamo tornare. E no, purtroppo non sono mai stato, perché negli ultimi anni poi mio nonno non poteva prendere l'aereo, però ho visto tanti filmati, tante foto insieme a lui, quindi insomma l'ho vissuta quasi, diciamo, in modo indiretto, però è sicuramente un bel ricordo e sicuramente voglio andare lì. È uno degli obiettivi, non solo per la città, perché comunque insomma fa parte della storia della mia famiglia. E poi in programma anche abbiamo in programma di andare a Belgrado, dove mio nonno giocò per la Stella Rossa di Belgrado, famosissima società anche di calcio, e è capitato tra l'altro quest'inverno che la Stella Rossa, a causa Covid, si allenò in un campo all'interno di un castello, di una fortezza che veniva usata nei tempi della guerra. E quando mio nonno giocava, all'inizio si giocava all'aperto, i campi erano quelli. E quindi io ho scritto un messaggio, insomma, alla società dicendo: cavolo, che bello che avete mantenuto questa tradizione di poter giocare lì. E loro, insomma, abbiamo iniziato a scriverci, ho mandato un sacco di foto e hanno detto, insomma, che se mai dovessimo andare a vedere una partita a Belgrado, insomma, di contattarli e di rivivere, insomma, qualche momento di memoria, insomma, insieme. Certo. Sì. Ok, allora, come già annunciato prima da te, hai parlato della doppia nazionalità di tuo nonno, che ha giocato sia nella nazionale italiana che in quella jugoslava. Come gestiva lui questa cosa? Ma devo dire che l'ha gestita, insomma, in maniera abbastanza tranquilla, nel senso che lui ha sempre accolto entrambe le nazioni come la propria casa. Una, chiaramente, quella jugoslavia, perché è nato lì e è parte della sua storia, e quella italiana perché il resto, diciamo, la seconda parte della sua vita è stata quella. Lui ha sempre, comunque, insieme ai fratelli, ha sempre mantenuto, comunque, anche se viveva in Italia, ha sempre mantenuto delle tradizioni e dei contatti con amici, conoscenti, insomma, jugoslava. C'è anche, insomma, c'era anche una casa, insomma, di famiglia, quindi in una a Rogoznica, che è una parte sul mare lì vicino a Zara. Quindi anche negli anni, soprattutto i miei zii e mio padre sono comunque negli anni successivi sono sempre andati, chiaramente dopo il 99, quindi fine guerra, insomma, di quegli anni. E quindi lui l'ha sempre vista entrambe come casa e ha sempre voluto mantenere i rapporti, e questo secondo me è una cosa molto bella che ho apprezzato tantissimo, perché sicuramente sono sicuro che non è stato facile abbandonare la casa, soprattutto per una situazione così brutta come poteva essere la guerra, e però alla fine, insomma, sono contento che è riuscito a trovare, insomma, una seconda casa. E quindi anche noi abbiamo sempre considerato la nostra storia. Per esempio, ho fatto anche una tesi di maturità su Zara, sul mio cognome, su tutta quella che è la mia storia, e quindi per noi è proprio parte di noi, anche se noi in realtà non abbiamo mai vissuto lì. Mio nonno mi ha sempre
cercato comunque di coinvolgere, anche se non c'era, anche attraverso video, filmati, anche racconti. Certo. E quindi chiaramente per noi è l'Italia, la nostra casa, però ovviamente quello rimane comunque una parte, insomma, di noi, quindi l'abbiamo sempre vista in modo positivo, senz'altro. Certo. E a proposito di questo, la vostra famiglia è rimasta in qualche modo legata alle tradizioni dei luoghi di origine di tuo nonno? Oppure no? Ma devo dire che soprattutto con i fratelli, anche il mio nonno, hanno portato molto quella che era lo jugoslavo, insomma il serbo-croato come lingua, che okay. Qualcuno insomma della famiglia capisce e riesce un po' a parlare. E anche poi chiaramente anche insomma tante altre cose che ha vissuto andando anche in Russia, insomma grandi tradizioni direi di no, però sicuramente se c'erano dei contatti, dei compleanni oppure dei fatti particolari che sono avvenuti a Zara, come non lo so, poteva essere magari il compleanno di un determinato parente oppure il momento in cui si è deciso insomma di trasferirsi, comunque sono sempre, non è che c'era proprio una festività, però li abbiamo sempre ricordati con insomma con gioia, sembra come ambito di festa, insomma, sicuramente. Certo, certo. E tradizioni ecco proprio particolari direi di no. Però sicuramente ha portato, consideriamo un po' la cultura, tanti magari anche aneddoti e tante anche situazioni, insomma, che erano completamente differenti da quelle che poi effettivamente uno poteva magari trovare in Italia. Quindi magari non tanto di tradizione, ma magari anche un approccio a determinate situazioni o così, insomma. Allora, tuo nonno nella città di Pavia è stato un grande pilastro, sia come giocatore che come allenatore di basket. C'è qualche consiglio che ancora ad oggi porti con te? Qualche suo consiglio, ovviamente. Ma devo dire che la cosa che mi ha sempre colpito e che continuerò a portare con me è la volontà di porsi degli obiettivi che possono essere magari difficili, sembrano difficili da raggiungere, ma con la costanza, la volontà, ma soprattutto quello che secondo me è importante è il piacere e la bellezza, essere contenti di giocare a basket, cioè è un piacere, non è mai anche per me o anche per mio nonno, mio padre, è stato mai uno sforzo dire mi devo allenare o altre cose, è sempre stato un piacere. Quindi, certo, una passione. Anche, sì, esatto, una passione, ma viverla anche in maniera positiva, senza un'ossessione eccessiva, ma col giusto impegno, con la giusta dedizione e sicuramente stare concentrati sull'obiettivo e si può raggiungere, insomma. Lui ha sempre detto che lui con la sua dedizione, con sicuramente anche un po' del suo talento, ma anche insomma l'allenamento, è riuscito a raggiungere dei risultati insomma così importanti. Mio padre uguale, io insomma sto facendo lo stesso e quindi sicuramente questo. Altri consigli, ma mi verrebbe da dire sicuramente l'essere altruista, ma nell'ambito di squadra, cioè non ha mai cercato di imporre né a me né a mio padre questa visione del tipo io devo essere assolutamente migliore, allora uno non considera più chi sono i tuoi compagni e tutto quello che è l'insieme dello sport di squadra che è la pallacanestro. Quindi tra l'altro in poi sia mio padre che mio nonno giocava un playmaker, quindi un ruolo molto importante sul passarsi la palla, quindi sicuramente quello ha aiutato sicuramente ed è una cosa che sono riuscito anche soprattutto nei primi anni insomma in cui giocavo, poi non ero particolarmente alto, a poter giocare quel ruolo e riuscire insomma ad applicarlo, quindi questo me lo ricordo sempre
e insomma io lo vivo, ho sempre vissuto il basket e sempre lo vivrò come una passione, ma come un momento di felicità, di divertimento, e credo che insomma sia questo la cosa bella insomma di uno sport, per me in particolare il basket. Certo, assolutamente. Allora, adesso infatti parliamo di te, che hai iniziato a giocare a Pavia, giusto? Sì. Qual è stato fino ad ora il momento più importante di tutta la tua carriera? Allora, devo dire che io ho iniziato a giocare da quando ho 5 anni, quindi iniziano già a essere qualche anno che gioco. Ma devo dire che sicuramente spero di poter raggiungere ancora tanti altri obiettivi molto importanti. Uno degli obiettivi che più importanti che ho raggiunto, sicuramente, che mi ha fatto molto piacere, è aver giocato con mio padre come allenatore. È stato veramente, per 3 anni, è stato in qualcosa di veramente bello. Io vedevo sempre, quando ero più piccolo, mio padre insomma che ha vinto insomma questi campionati italiani, e io aspiravo sempre a poter essere allenato da lui e poter giocare insieme, e abbiamo fatto 4 anni sempre al massimo dei campionati che abbiamo fatto. Non abbiamo raggiunto il titolo italiano, però abbiamo raggiunto veramente degli ottimi obiettivi, e quindi quello sicuramente è il primo. L'altro, a livello personale, è stato l'anno che ho fatto in Serie B qui a Pavia, dell'attuale squadra L'Omnia Basket Pavia, e quello è stato un anno veramente particolare che ricorderò sempre, sempre con grandissimo piacere. E è stato veramente un anno completamente diverso, non solo per il fatto di dire cavolo, ho raggiunto, sono entrato comunque in una squadra di Serie B, che comunque insomma è il terzo campionato di basket insomma in Italia, quindi un campionato nazionale con tutti atleti sicuramente con più esperienza e con più anni, e poi sicuramente quello che è un approccio al gioco completamente diverso. Ecco, quello che veramente ho notato e che mi è piaciuto e che ho cercato insomma poi anche gli anni successivi come salto di qualità ulteriore è stato proprio l'approccio al gioco. Nel senso di studiare gli avversari, studiare delle situazioni diverse su come trovare e uscire da determinate difficoltà, e poi sicuramente anche una cosa che secondo me è molto importante è stata un'esperienza, io la definisco anche di vita, perché comunque essere il più giovane e trovarsi in una squadra di uomini molto più grandi, con più esperienza, soprattutto all'inizio, se si è il più giovane viene visto insomma come quello che deve imparare di più, quello che insomma deve cercare di migliorare e guadagnarsi il rispetto, e mi ha aiutato moltissimo nell'impegno quotidiano e sempre nel rispetto, nel riconoscere insomma nei compagni insomma le loro abilità, ma mai sentirmi inferiore. E questo l'ho applicato e lo applico ancora tuttora nella vita di tutti i giorni, certo. Che può essere all'università o può essere una qualsiasi altra situazione. E poi sicuramente è stato anche più stimolante, no? Per te. Sì, tantissimo. Sì, tanto, perché comunque giocare con giocatori che hanno giocato anche in nazionale, in Serie A, vuol dire poter imparare tanto, ma soprattutto voler dire cavolo, loro sono più bravi, allora io mi devo impegnare di più. Io voglio arrivare a un livello superiore, bene, allora io devo impegnarmi e devo raggiungere quell'obiettivo. Certo. E questo sicuramente insomma mi ha aiutato insomma anche gli anni successivi, in cui poi insomma continuo a giocare ancora tuttora, più chiaramente tutta l'esperienza e quello che si vive insomma di vivere la squadra, fare delle trasferte molto lunghe, insomma la vita con la squadra di preparazione e così, quindi sicuramente devo dire stimolante, insomma speriamo insomma di poter fare altri anni insomma così. Adesso comunque parliamo della tua squadra, giochi nell'Iriu Ken. Sì. Vuoi raccontarci di questa tua esperienza? Non so se magari vuoi aggiungere anche qualcosa di qualche aneddoto divertente. Ma allora, io ho sempre giocato qui a Pavia, ho giocato con fino a 4-5 anni fa con una società che era la Pallacanestro Pavia, che era affiliata con la vecchia società che faceva A2. Successivamente la società è diventata unica tramite la Iriu Ken,
che è stata, insomma, che ha come presidente Fabio Di Bella, che è stato un ex giocatore anche della nazionale. Io ho giocato, insomma, in sempre giovanili, ma in contemporanea ho fatto anche tanti campionati senior, dalla C Gold alla C Silver, che sarebbe la C2, alla Serie D, ho fatto anche prima divisione, poi ho fatto l'anno in Serie B, comunque le società erano legate e quindi ho fatto tanta esperienza all'interno della società e ho avuto anche Fabio Di Bella come allenatore, quindi ho avuto anche, non l'ho avuto come compagno di squadra in Serie B, ma poi l'ho avuto come allenatore l'anno dopo e quindi ho potuto ulteriormente approfondire magari determinati aspetti di un qualcuno che comunque è riuscito ad arrivare anche a giocare anche lui, insomma, in nazionale. E ho sempre, in ogni squadra l'ho sempre vista come una situazione diversa, un'avventura diversa, perché comunque ho cambiato tanti compagni, tanti allenatori, tante situazioni e devo dire che chiaramente, come è normale, ci sono state tante difficoltà, però insomma con l'impegno, insomma con la passione, insomma si trova sempre il modo per poter raggiungere, va sempre, insomma, avanti, certo. Sì, esatto. Aneddoti divertenti, ma penso che sia capitato a quasi tutti che giocano a basket. Mi è capitato una volta di dimenticare le scarpe da gioco. Massimo. Sì, una roba bruttissima. Tra l'altro non ero particolare, penso di aver avuto 14-15 anni e ovviamente, come sempre capita, non si gioca mai in casa, ma è sempre le trasferte molto lontane, quindi non avevo possibilità di tornare a casa. All'epoca andavano moltissimo le Air Max, quindi scarpe particolarmente alte, e allora mi ricordo che ho giocato con le Air Max gialle e con quelle ho fatto anche, insomma, il mio massimo in carriera, che è stato 50 punti, e quindi da quel momento avevo quasi pensato, da quella partita in poi, di giocare sempre con quelle. Oppure è capitato una sola volta di aver dimenticato una parte della divisa, e in particolare la maglietta, che forse è la parte peggiore, perché insomma è la cosa del numero. Però insomma non so perché quella trasferta non sono stato l'unico, c'era un altro mio compagno e per fortuna c'erano, insomma, delle magliette, insomma, di riserve, quindi tutta la squadra praticamente ha dovuto cambiare e prendere un'altra divisa. Ognuno col proprio numero, comunque. Sì, ognuno col proprio numero, però abbiamo dovuto, cioè, ricambiare tutto, dal referto con l'arbitro, cioè è stato veramente, però capita, perché può capitare, insomma, e però è incredibile pensare che capita sempre quando non si è vicino a casa e quindi bisogna, insomma, arrangiarsi in qualche modo, insomma. Ok, allora, noi sappiamo di te che sei anche studente all'Università di Economia di Pavia. Sì. Come riesci a gestire, diciamo, questa tua doppia vita studente-atleta? Ma allora, devo dire che l'ho sempre gestita bene. Anche quando ho fatto Serie B ero in quinta liceo e devo dire che quello forse è stato l'anno peggiore, nel senso che è stato più difficile trovare e riuscire a incastrare, insomma, le due cose. Devo dire che ci vuole tanto sacrificio, perché comunque bisogna seguire la scuola, che chiaramente l'istruzione è la cosa principale, però non bisogna, secondo me, abbandonare le proprie passioni. Io non ho mai pensato a questo. Io ho sempre detto, io voglio giocare a basket, benissimo, allora io faccio in modo di potermi organizzare. Io lo gestisco sempre. Sì, entrambe. Io faccio magari tanti sacrifici, perché comunque insomma, magari fare allenamento fino alle 10 di sera, magari uno non ha voglia di mettersi a studiare o altro, e quindi io immediatamente, magari subito la scuola. Adesso con l'università, insomma, è un po' più facile, diciamo, perché comunque le lezioni sono varie e nel corso della settimana non è un orario completo come era il liceo, però comunque, insomma, c'è da star dietro alle materie, quindi tutto il tempo che posso lo sfrutto per studiare, il resto per giocare. Io quello che però ho sempre cercato di fare, entrambi li ho visti come degli impegni che io ho preso, e io ho sempre voluto mantenere gli impegni, quindi è capitato veramente forse una o due volte in questi anni in cui
a meno che veramente non avessi un'interrogazione o una verifica particolare di dire cavolo non vado ad allenamento, oltre al fatto perché a me piaceva e lo trovavo come una valvola di sfogo e secondo me è molto importante. Certo. Anche solo cambiare aria, andare a trovare i compagni, fare qualcosa di diverso sicuramente aiuta moltissimo. E poi perché insomma dico cavolo voglio fare tutte e due, allora io mi devo organizzare. Certo. E quindi insomma non mi andava anche per la squadra, soprattutto poi facendo i campionati che abbiamo fatto era giusto partecipare con la squadra per potersi preparare al meglio chiaramente, e quindi anche quello insomma mi ha sempre spinto a trovare più spazio per studiare. Per esempio anche l'anno che facevo quinta liceo e giocavo in Serie B, che avevano le trasferte magari in Toscana, si avevano 4-5 ore di pullman, io mi mettevo in fondo al pullman con i miei libri e io studiavo per quello che potevo, e quindi si tornava tardi e tornavo a l'una di notte, va bene, lunedì mattina ero a scuola, ma non perché volevo arrivare, ma anche i professori non ho mai chiesto io gioco di qua allora non voglio. Era un mio impegno e era un sacrificio che io volevo fare e quindi l'ho sempre trovato. Devo dire che ho avuto la fortuna anche nel corso degli anni di aver avuto sempre degli insegnanti che hanno capito comunque il mio impegno e quello che facevo e non mi hanno mai penalizzato. Ti sostenevano? Devo dire sì, quasi tutti. Comunque non hanno mai cercato di penalizzarmi, perché può capitare purtroppo anche questo. Secondo me è un po' un peccato, perché questo rapporto scuola-sport in Italia è una visione completamente diversa da quella, sì, che c'è in America. E secondo me ci potrebbe essere quasi una via di mezzo. Non dico di mettere in secondo piano la scuola rispetto a quello che può essere un evento sportivo, però sicuramente non a svantaggiare o comunque creare delle possibilità ai ragazzi che giustamente si impegnano e fanno sport magari anche a livello nazionale di avere la possibilità di fare tutto. Poi io non ho avuto grossi problemi, sono sempre riuscito a organizzarmi, però ripeto, comunque ci vuole del sacrificio e bisogna andare per prima che può essere che ci siano delle situazioni in cui magari bisogna anche rinunciare. Ecco, poi io ho sempre organizzato, quando potevo non ho mai rinunciato a un sabato sera, ho mai rinunciato a una festa, piuttosto stavo domenica e magari pranzavo in 10 minuti, però facevo quello che dovevo fare, insomma. Certo. E quindi secondo me è importante l'organizzazione e trovare insomma lo spazio per tutto. Sei mai andato a giocare una partita di basket pur sapendo che il giorno dopo avresti avuto un esame importante? Sì, è capitato di interrogazioni, verifiche tante volte. L'anno della Serie B soprattutto, perché si giocava sempre di domenica e quindi lunedì purtroppo, non so perché i professori volevano sempre fare le interrogazioni e verifiche il lunedì mattina, però sì, è capitato. E allora ci si metteva insomma vicino nel luogo insomma un po' più tranquillo e si ripassava veramente il più possibile. Poi è chiaro che cercavo di arrivare magari sotto data più preparato e non dover recuperare tutto all'ultimo, perché comunque insomma in pullman e così insomma non è mai facile, o anche alla sera. Però sì, è capitato, e magari facevo l'andata ripassando, sottolineando, e il ritorno magari ero lì che ripetevo. Infatti è capitato un paio di volte, sì, ecco, forse questo è un po' divertente, che quando si torna comunque da una trasferta si è stanchi comunque, ma soprattutto se si perde. Mi ricordo che avevamo perso anche abbastanza male, devo dire, di un 15 punti, e io dovevo ripetere perché avevo un'interrogazione. Io mi ricordo che ero sul pullman che ripetevo, mi sembra, filosofia. A un certo punto, dopo 5 minuti che ripetevo, mi hanno tirato una felpa o qualcosa per farmi stare zitto, perché non ce la facevano più. Quindi no, e devo dire che è capitato tante volte, però cercavo, magari se lo sapevo in anticipo, di organizzarmi. Con l'università è diverso, perché comunque a gennaio, febbraio uno sa più in anticipo le date e quindi cerca. Esatto. Al liceo era un po' più difficile, anche se devo dire che in quinta, un po' con i turni, un po' con delle verifiche preparate, in qualche modo ce la si cavava, però è
capitato a me, ma come a tutti, a tanti altri miei compagni, di ripassare la cosa brutta. Magari era uno, se si andava magari in trasferta in macchina, che avevi il compagno, dovevi ripassare, quindi dovevi farti magari 4 ore di viaggio in silenzio o sentirti questo che ti ripeteva storia o un'altra materia. Però ripeto, l'ho sempre, non l'ho mai visto come un peso, insomma. Sì, c'è da dire che quando si studiava era brutto studiare così, insomma, una situazione del genere, però vabbè, insomma, era veramente dei casi eccezionali. Di solito si cercava sempre di non trovarsi in quella situazione, insomma. Certo, certo, assolutamente. Ti ringrazio, Michele, per averci dedicato il tuo tempo. Grazie a voi. E ringrazio anche tutti i ragazzi che ci seguono e che guarderanno anche questa intervista. In bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ok, grazie ragazzi, grazie per averci seguito anche questa volta. Mi raccomando, lasciate le vostre domande e i vostri commenti qua sotto.